Ma anch'io come Davide amo la musica e i suoni. Ieri Davide ha passato una bellissima serata. Sono andati a mangiare dalla Quinta a Fano. Lui, Ermanna, che è la sua ragazza, Cristina, che è sua sorella e alcuni familiari. E lì in quel ristorante affacciato sul porto si sono divertiti e sono tornati ad Ancona carichi di chiacchiere, di vino, di progetti. Le vacanze sono finite. Dopo un periodo al Conero, ospite della sorella che si è trasferita lì dopo essersi sposata, Davide deve tornare a Verona. Io non sono Davide Caprioli, però anch'io sento l'eccitazione del ritorno alla vita normale dopo le ferie, come se cominciasse un nuovo anno, come quando andavamo a scuola, come se fosse settembre. Solo che non è settembre, l'indomani è il 2 agosto e Davide ha un appuntamento. Così vanno a dormire perché c'è un treno da prendere presto. Quella notte Ermanna, la ragazza di Davide, fa un sogno. Sogna Davide che le dà un biglietto con un numero di telefono e le dice di chiamare quel numero di telefono nel caso lui non sia più in grado di prendersi cura di lei. È solo un sogno. Strano come tutte le volte che il nostro inconscio si mette a rimescolare quello che ci è successo, quello che sappiamo e magari a volte anche quello che non sappiamo ancora. Quel sogno è così strano che Ermanna lo ricorda perfettamente anche il numero di telefono. Lo riconoscerà qualche giorno dopo. Appartiene al ragazzo che lei frequentava prima di mettersi con Davide. Lo chiamerà. E quel ragazzo sarà con lei nei giorni del dolore, della disperazione, dello sgomento. E poi anche dopo, negli anni a venire, quando invece la felicità tornerà a farsi vivere, quel ragazzo diventerà il marito di Armando. Io non sono Davide Caprioli, però anche a me a volte capita di suonare dal vivo. E quella sera, la sera del 2 agosto, Davide ha un concerto con il suo complesso. Ah, perché siamo nel 1980, quindi non ha ancora attecchito quella malsana abitudine che abbiamo adesso di riempire le frasi di parole inglesi. Non si dice band, si dice complesso. E Davide vuole arrivare per tempo, con calma, modo di prepararsi, metodico, con precisione. Così lui ed Ermanna prenderanno il treno che parte alle 5:30 da Ancona, cambieranno a Bologna e alle 10:24 saranno a Verona. Solo che il treno è in ritardo già dalla partenza, perché quel fine settimana, siamo sempre nel 1980, quindi quello non è ancora un weekend, è ancora un fine settimana. Quel fine settimana lì partono tutti. E i disagi per chi viaggia sono da mettere in conto. Perdono la coincidenza e più o meno all'orario in cui dovrebbero già essere a Verona, invece sono ancora lì, cioè qui, alla stazione di Bologna. Stanno prendendo un caffè al bar del Piazzale Ovest. Davide si allontana per andare a guardare un tabellone degli orari e capire che treno possono prendere. Ermanna lo segue con lo sguardo e lo vede mentre gira l'angolo sulla banchina del primo binario. E poi sono le 10:25. Io non sono Davide Caprioli, ma anche io quando posso mi porto dietro la chitarra. Davide, la sua ce l'ha sempre con sé. Ce l'ha anche quella mattina. La chitarra viene ritrovata in mezzo alle macerie, miracolosamente intatta. Tutti gli anni gli amici di Davide il 2 agosto la portano in stazione per farla suonare. Una chitarra come quella che Davide costruisce insieme al suo amico Augusto in terza media per il corso di applicazioni tecniche. Il compito è quello di costruire un oggetto e i compagni scelgono cose molto meno ambiziose. Davide no, Davide invece vuole costruire la chitarra. Lui la sua ce l'ha, ma vuole che ce l'abbia anche Augusto e sa che i genitori di Augusto non vogliono comprare.
solo che la chitarra ha delle linee tonde e piegare il legno è una cosa difficile. I due ragazzi non hanno né i mezzi né l'esperienza per fare. Risolvono il problema costruendo una chitarra squadrata, con la cassa armonica rettangolare, un po' come facevano i vecchi bluesmen americani che, non avendo i soldi per comprarsela, la chitarra la assemblavano con le scatole dei sigari. E così alla fine dell'anno Davide e Augusto hanno un ottimo voto in applicazione tecnica e Augusto ha la sua chitarra. Una chitarra pesante, una chitarra con gli spigoli, ma una chitarra che suona. Thank you.